Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi diamo il benvenuto a questa orchestra sinfonica tutta italiana. Ci credete che questa macchina è tuttora in commercio? Quella che sto guidando è la Maserati Gran Turismo Sport Model Year 2019. È praticamente la Highlander del mondo automobilistico. Uno degli ultimi baluardi di questa società ipocrita che pensa di salvare il pianeta a suon di area C, ecotassa e motori più piccoli. Oltre a questa macchina, la Corvette C8, non mi vengono in mente altre macchine degne di nota che montano tuttora un motore vuoto aspirato. Qui stiamo veramente arrivando alla fine. E anche per la Maserati Gran Turismo Sport, beh, questo qui è l'ultimo restyling, perché il prossimo anno Maserati dovrebbe presentare la nuova Maserati Alfieri, che andrà a sostituire questa macchina. È pazzesco pensare che questa macchina è in produzione dal 2007 e tutt'oggi realizza ancora dei buoni numeri di vendita, che significa che il pubblico continua ad amare, ad apprezzare questo modello, e con un motore così come fai a non amarla? Davanti non abbiamo un motore, ma abbiamo un'orchestra. 4007 vuoto aspirato di derivazione Ferrari. Mamma mia, che sinfonia! Con questo ultimo restyling, la potenza è stata portata a 460 cavalli e 520 Nm di coppia. È un motore che offre tanta coppia, è un buon spunto ai bassi, molto progressivo e lineare dai bassi fino a 7500 giri. Ragazzi, non solo aprite bene le orecchie, ma guardatela bene. Ma quanto è bella questa macchina. Qui Pininfarina ha dato il meglio di sé. È in commercio dal 2007, eppure non lo diresti, vero? Ha una linea che è senza tempo. Potrebbero continuare a produrla per altri 15 anni e non diresti che è una macchina così vecchia. Perché sì, devo dire che seppure oggigiorno ormai tutte le macchine hanno motori più piccoli, che sono più efficienti, più potenti, più brillanti, hanno cambiato più frizione, beh, questa macchina da nuova sul mercato non sta a pari passo con la concorrenza, però da un altro punto di vista l'apprezzo molto, perché offre emozioni e sensazioni che io sulle sportive di oggi non riesco più ad avvertire. Io penso che già solo pensare a questa tonalità, questo sound, qualcosa di veramente speciale. Cambi marcia avvengono abbastanza rapidamente. Qui abbiamo un cambio ZF a 6 rapporti, un convertitore di coppia. È una doppia frizione, però devo dire che si difende molto bene. In modalità sport i cambi marcia avvengono in appena 100 millisecondi. Cercare di ottimizzare i cambi di marcia, bisogna ovviamente cambiare marcia sempre in zona rossa, altrimenti il cambio risulta un pochino goffo e lento. Questa strada è veramente una figata. Sentire questo vuoto che riecheggia tra queste valli, tanta roba.
l'auto più adatta per fare le scorribande in queste strade, però anche senza andare troppo forte mi riesco a godere pienamente il sound di questo motore ed è una sensazione meravigliosa. È grandioso poter cambiare le marce con queste mega palette poste qui dietro al volante. Mi piace anche il fatto che le palette non sono attaccate al volante ma sono fisse dietro, il che significa che qualsiasi posizione tieni le mani o comunque l'angolo di sterzata sei sempre dove sono le palette. E le grosse dimensioni certamente ti facilitano ogni volta che vuoi scalare o inserire una marcia. La massa si fa sentire perché comunque questa macchina è una Gran Turismo di nome di fatto. Non è una macchina concepita per essere ultra leggera, piena di carbonio. Questa macchina pesa ben 1880 kg. Quindi aggiungeteci il guidatore, il pieno di benzina, che a proposito, quello lo fate fuori molto velocemente. La soglia dei 2000 kg la passate senza troppi problemi. Il serbatoio ha una capienza di circa 86 litri. E beh, questo motore qui 12 anni fa non era un motore concepito per andare a risparmio. I consumi sono vergognosi a dir poco. Giusto per farvi un esempio, stiamo parlando di un pieno da circa 140 litri che vi dura all'incirca 450 km. Pazzesco! E almeno ogni volta che apro gas so che tutta sta benzina se ne va via in sorriso. Pensarla come una supercar, ma appunto una Gran Turismo. Una Gran Turismo non è fatta per essere super efficace nel visto stretto o per fare i record in pista. E quindi tutto sommato è abbastanza appagante guidarla in queste strade e godersi questo meraviglioso sound del motore. Ci va in 4 secondi 7, mentre la velocità massima è di 300 km orari. Una cosa che ho potuto constatare è che questa macchina in termini di prestazioni riesce a dare il meglio di sé nei lunghi rettilini o in autostrada, perché risulta essere piuttosto comoda, potente e con un allungo che, se non tenete d'occhio il contachilometri, arrivate a velocità veramente alte nel comfort più assoluto. E soprattutto alle alte velocità la Gran Turismo Sport risulta essere piuttosto piantata a terra, offrendo un grosso senso di sicurezza e di stabilità. In queste stradine non oso staccare il controllo di trazione perché il volante è comunicativo, non estremamente diretto, ma il problema è che se provate a farla sbandare lo sterzo non è così intuitivo e diretto, permettendovi di mantenere la sbandata. Ma eccoci su una strada normale, dove adesso ci possiamo focalizzare di più sulle vere doti da Gran Turismo che offre questa macchina. Come potete sentire dalle valvole di scarico aperte, siamo ancora in modalità sport. Premendo nuovamente il bottone sport, torniamo in modalità normale, mettiamo anche la cambiata automatica. Di colpo la magia di questo vuoto di derivazione Ferrari sparisce, la macchina diventa completamente insonorizzata, il motore lo sentiamo a malapena, l'assetto diventa più morbido e in modalità normal è veramente un piacere macinare chilometri con la Gran Turismo Sport. In modalità sport l'assetto raggiunge un ottimo compromesso tra sportività e comfort di guida, mentre in modalità normal possiamo goderci appieno queste poltrone. Come vi ho detto prima, esternamente possiamo dire che questo design non è per niente invecchiato. Se proprio devo fare una piccola critica, l'unica cosa che Maserati dovrebbe aggiornare a livello estetico sono i ferri posteriori. Forse quelle lì sono le uniche cose che sono veramente invecchiate nel tempo. Negli interni la situazione cambia, perché qui si sente un po' di più il peso degli anni. Quest'ultimo restyling hanno aggiornato la plancia centrale, inserendo un infotainment un po' più moderno. Finalmente hanno sostituito
quell'infotainment precedente che era preistorico a dir poco. Un infotainment senza troppi fronzoli e funzioni talvolta superflue. Diciamo che i tedeschi sotto questo punto di vista sono più avanti, questo è poco ma sicuro. Però c'è da dire che di buono, passando meno tempo a giocare con l'infotainment, abbiamo più tempo per concentrarci alla guida. Battute a parte, beh, mettiamo sport perché c'è una galleria. Tornando a parlare dell'infotainment, vabbè, diciamo che effettivamente qui il peso degli anni sotto alcuni punti di vista si fa sentire. La Gran Turismo Sport costa circa 130.000 euro e c'è da dire che la concorrenza offre prodotti più all'avanguardia e talvolta anche più performanti, però devo dire che questo vuoto è in grado di stamparti un sorriso enorme sulla faccia e devo dire che onestamente è giunto veramente il tempo, lo dico a malincuore, di rimpiazzare questo modello con la tanto attesa Alfieri. Ciò nonostante, seppure la Gran Turismo a tutti questi anni si difende ancora bene sul mercato, questa è una Gran Turismo con 4 posti veri. Io sono alto 1,74 m e chi si siede dietro di me ha abbastanza spazio per le gambe e anche sui sedili posteriori si viaggia abbastanza comodi. Sto guidando questa macchina da diversi giorni, ovviamente sto pubblicando sui social network stories, foto, e molti di voi mi hanno fatto notare che effettivamente negli interni ci sono alcuni dettagli che forse Maserati con questo ultimo restyling magari avrebbe dovuto migliorare. Ad esempio il volante, beh, qui si vede che è un volante con un design di 12 anni. Contagiri, contachilometri sono ancora analogici. Ormai va di moda avere tutti questi schermi grossi, lunghissimi su tutta la plancia, però io onestamente continuo a preferire l'analogico sotto questo punto di vista. Questa macchina, essendo una Gran Turismo, un'auto nata per macinare chilometri su chilometri, una cosa che mi ha sorpreso un pochino è la capienza del bagagliaio, perché onestamente me l'aspettavo un pelino più grande, come potete vedere. La capienza è di 260 litri e per essere una macchina pensata per fare viaggi, comunque essere utilizzata senza problemi sulle lunghe distanze, beh, mi sarei aspettato qualcosina di più. Eccoci qui in autostrada dove possiamo slegare per bene questo possente vuoto. Come vi ho menzionato prima, la Gran Turismo Sport già qui, in questi grossi lunghi lettrini e in autostrada in generale, si trova già un po' più a suo agio. Dinamicamente parlando, il peso influenza un po' l'esperienza di guida nel misto stretto, questo è poco ma sicuro, però appena abbiamo un po' di strada libera, Maserati vuole stare al passo con la competizione, deve far uscire l'Alfieri, deve farlo al più presto, questo è poco ma sicuro. Noi appassionati, puristi dell'aspirato, apprezziamo il fatto che questa macchina sia ancora in produzione, però è giunto il momento. Io penso che questa macchina a breve uscirà di produzione a testa alta e con l'uscita di produzione di questa macchina ci avviciniamo sempre di più verso la fine di un'era, perché sentite qui che musica. Macchine nuove sul mercato con sound così ormai stanno sparendo, il che è un vero peccato. Io tuttavia sono molto curioso di vedere quello che Maserati serve per noi il prossimo anno con l'Alfieri e ringrazio l'azienda per avermi concesso questa meraviglia con cui giocare. Beh, ragazzi, io penso che questo sia il modo migliore di concludere questo test, questo glorioso vuoto su di giri. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione.